Buongiorno ragazzi, oggi è sabato 9 Parma e stiamo andando in un posto bellissimo. Andiamo al lago di Trasimeno. Ciao Come stai, ragazzi, Lorenzo? potevo stare meglio Cosa è sinceramente. successo? Mercoledì avevo 38 di febbre la sera, Mannaggia. penso era raffreddore, un'influenzina, non lo so. Oggi come ti senti? Oggi un po' rintronato, ieri ho fatto una corsetta per provare come stavo in piedi Sì. e non c'era male. I polmoni sono liberi, almeno mi Sì. sembra di aver capito così. Però la Domani? testa è pesante, domani sono 60 km quasi. 60 km di gare, sì, circa. Non sono 10. Infatti. Perciò, e poi anche il tempo è previsto una perturbazione che arriva verso le 12, l'una, proprio quando stiamo per finire. Con noi c'è anche un triatleta, Sì. lui è partito da Rimini e è arrivato qui al lago di... C'ho anche il socio. Due, guarda, c'è anche lui, Madonna! Ma quanti chilometri avete fatto voi? Per 170. arrivare... 170 km, complimenti! A che ora siete partiti da Rimini? 8:30. 8 mesi siete arrivati Sì, però adesso? ci ha fermati a mangiare un kebab. Ah, Un'oretta fa. beh! Bravi, Siete complimenti arrivati ragazzi! un'ora. Guarda. Prima di ritirare il pettorale abbiamo deciso di fare un giro al centro storico e dopo andiamo a ritirare il pettorale. Eccolo qua. Guardate che spettacolo qua. Guardate il lago dietro noi. Il paesaggio. Ho preso il pettorale numero 98. Che numero sei? Io ho preso 2,98. 2,98, io 98. Ogni volta che io partecipo a una maratona, come tradizione, devo comprare sempre qualcosa. Adesso ho preso una canottiera e un cappellino. Cappellino di essere Trasimeno, anche la canottiera è bellissima. In tutto ho pagato solo 10 euro, conviene. Che fare tutto il giro, arrivare nei paesini, nell'entroterra del lago, fino laggiù in fondo dove non si vede niente. E già fare 21 è abbastanza impegnativa. Poi 34, parecchi fanno 34, ma la maratona arriva dalla parte di là, in fondo laggiù c'è la maratona. Sì. Solo che alcuni matti che fanno la 58 ritornano qui. Ma sono matti. Comunque complimenti a tutti quanti, che domani sarà uno spettacolo. Grazie. Buongiorno amici, sono le 8, io sono già pronto. Ho fatto la barba, ho messo il profumo, ho messo la crema. Poi quando andiamo a fare una gara, quel momento lì che passiamo durante la gara è la nostra festa, quindi dobbiamo festeggiare in modo perfetto. Dobbiamo godere ogni secondo che passiamo in una gara. Quindi per me è come se io dovessi andare in una discoteca, uguale. La maglietta ho messo quella di essere Trasimeno sotto che ci hanno dato ieri sera. In più ho comprato questo cappellino solo 3 euro. Anche qui c'è scritto essere Trasimeno. Questa gara che devo fare io, 58 km, la voglio godere ogni chilometro, ogni passo la voglio godere. E praticamente oggi è la festa. Ci dobbiamo divertire e basta. La sofferenza è un divertimento. Andiamo. Mancano 20 minuti alla partenza. Io sto facendo il riscaldamento. Mi ricordo che sono stato qui al Casino del Lago nel 2008 che c'era una gara ciclistica. Io ho partecipato a questa gara con la mia squadra Team Fast Coppi. Allora qua abbiamo fatto il giro intorno al lago e poi l'arrivo era la Casilina del Lago. Adesso dopo tanti anni di nuovo sono tornata qui. C'è un'emozione incredibile. E sono qui con un amico Alessandro, anche lui corre oggi e fa 58 km. Come stai? Tutto bene? Ma dai, tutto ok, però, tutto Pronto ok, sono per in la gara? gassotto, prontissimo, prontissimo. Dai, siamo tutti carichi, anche se il tempo è brutto non ci frega niente. Noi facciamo la nostra gara e ci divertiamo. La strada pressoché libera, Fabio. E allora, che bello. Dietro, passate dietro, grazie. Sale l'adrenalina, scendono i secondi, tra breve Fabio, a te si parte. Tra poco Chiara, prova a stare la musica, Chiara, proviamo, fa una prova. Abbiamo anche voi la vostra grande cuore che va portato fino a qui. Conto la rovescia partendo da 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buona
partenza è l'unica per tutti. Quelli che fanno i 10, la mezza, il 24, 42 e anche noi che facciamo 58. Io ho il pettorale rosso, vuol dire che faccio quelle 58. Abbiamo superato 15 km, adesso siamo al 6 km, sì, quasi un chilometro che stiamo facendo le strade sterrate, c'è il fango, però va bene. Siamo al 9 km e stiamo andando verso Borghetto, manca un chilometro, e il mio ritmo è sempre su 4.30. Dal 15 km all'8 km c'è sterrato, adesso qua invece c'è l'asfalto. Sensazione ottima, sono molto contento che sto gareggiando, quindi vedere tutti questi atleti mi dà un'energia in più. Questo è l'arrivo di 10 km. Io ho superato 44-25, va bene. Oh, c'è il ristoro. Banana non c'è? Volevo prendere la banana, non c'è. Ho preso la mela. All'11° chilometro c'è un tratto di salita, ma penso che sia una salita breve. È dura questa salita. La pendenza, secondo me, è 7-8%. A me piace spingere qua, però mi devo autocontrollare, devo andare piano. Non è facile, ragazzi. Lo sai che puoi andare più forte, ma invece devi andare piano. Dai forza a non camminare, su, brava. Ci dobbiamo aiutare, no? Finalmente vediamo il lago sulla nostra destra. Guardate che spettacolo, che meraviglia, mamma mia. Adesso qua c'è una leggera discesa, però gira il vento, va bene. Siamo al 16° chilometro, qua c'è il ristoro. Io adesso mi fermo, mangio e poi riparto, perché è importante. Vediamo se c'è la banana. Wow, c'è la banana! Banana, banana! Grazie, ma quanto siete bravi voi, eh! Grazie, devo riempire bene! Oh. La gara è lunga, l'acqua c'è o no? Grazie! Oddio! Vai, mangia, mangia! Grazie! Che bravi! La tasca l'ho riempita con la banana! Andiamo, guarda, guardate la mia tasca! Arrivati Roberto! Dai! Bravi! Forse mi rimarrà a me! Bellissimo! Guarda che roba! Che spettacolo! Buona gara! Anche a voi! Bocca al lupo, beh! Anche vedi! Grande! Appena superato la meta, 1:34, ottimo! Come volevo io! Il mio ritmo mi sa che adesso è aumentato un po', vado 4.25, 4.30, io voglio andare ancora più piano, quando arriviamo a 42° chilometro dopo dobbiamo fare ancora altri 16 km. Qui intorno al lago tira un vento forte, guardate. Siamo al 28° chilometro, mancano ancora 30 km, la sensazione è buona, il ritmo 4.25 più o meno. Lorenzo è molto più avanti, io non lo vedo. Siamo al 30° chilometro, adesso io vedo Lorenzo. Dai, dai, vieni. Sto affidando. Sì? Dai, con la freddura. Questa settimana è stata dura. Infatti. Lo sto sentendo. Sì. Guarda i battiti. 127. Mamma mia. Non riesci a spingere. Sta scendendo. Sì. Le gambe. Dice, dure come il legno. Ci credo.
con il raffreddore non è facile. La gara di Bologna. Sì. Il raffreddore, tutto chiuso. Già. Io, per fare certe cose bisogna essere in forma. Esatto. Però... Poi, soprattutto queste gare che è lunga così. Però dai, abbiamo superato la metà. Mancano 28 km. Piano piano ci arriviamo. Al 32esimo c'è un vento fortissimo. Adesso è dura. Appena superato il 34. Non ho visto il mio tempo. Però le stanchezze lo sento un po' nelle gambe. C'è questo cavolo di vento che dà fastidio. Ormai quasi 4 km. Con vento forte che stiamo correndo. Come è possibile? Al 38esimo chilometro con vento forte. Mamma mia, da sola non è facile. Il mio passaggio di maratona per 10. Sono al 52esimo. Non riesco a tenere il ritmo 5:30. Sono proprio cotto, non ce la faccio più. Non so come faccio a finire, ancora mancano 6 km. Oh. Primi di categoria sono Emanuele Quercioli, Andrea Offer per la categoria di dove... Sono arrivato al traguardo, ma non riesco a stare in piedi adesso. Quanto ho sofferto io. Ragazzi, grande! Oh. Sono il 19esimo o 18esimo, non chi? Lo so. Tu? È vero? Sì, sì. Bravo, penso grande. Che... Ma... È stata dura, eh? È stata durissima. È stata dura. Vieni così, è caldo, dai. È caldo. Dal 40esimo in poi, crisi totale. Ho visto, ho visto. Non so come ho fatto a finire. Ho venduto il cappelletto e ti do la medaglia. Grande. Grandissimo. Dai, tu è stata dura, è stata la pioggia. È stata... Non per la pioggia, io, la stanchezza, io avevo finito benzina, diciamo, sì. Dai. Tu sei stato un grande con raffreddore. Ce l'ho fatta. Dopo dal 50esimo chilometro mi avevi superato. Sono 17esimo. Bravissimo. Il resto di categoria, sono arrivato. Tu, sono riuscito a entrare in categoria. Se non avevi il raffreddore potevi fare molto meglio. Dai. Va bene così, dai. Sì. È stata una bella avventura. Esatto. Ragazzi. Ma queste gare è molto dure, sai? Sì, sì. Dal 32esimo chilometro fino a quasi 40esimo chilometro è sempre il vento contro. Ti consuma energia. Esatto. Il terreno sdrucciolevole, lo sterrato, esatto. Lo zanghere, non è come l'asfalto che riesce a spingere. No. È meglio col piede, fai più, no, più spinta. Esatto. Ti scivola via il piede, cioè il doppio della fatica per andare alla stessa velocità dell'asfalto. Sì, sì. Però dai, è importante che abbiamo finito. Dai, dai. Finito, la medaglia c'è. Sì, guarda. Certo. C'è la classifica di Superfaride. Io sono tornato in albergo, ho fatto la doccia, mi sono riposato un po', però purtroppo non posso mangiare niente perché qualsiasi cosa che mangio, bevo, l'estomaco rifiuta. È una cosa normale che succede dopo una maratona o un'ultramaratona così lunga. Devo dire che sono molto contento, non perché ho sofferto tanto, è vero, perché la sofferenza sempre è un divertimento per noi. Oltre alla sofferenza, nel senso che per la prima volta sono riuscito a finire una gara e poi arrivare anche tra i primi 20 e... va benissimo. Più di così io non posso diciamo pretendere. Adesso tra un po' il pullman parte, noi ritorniamo a Rimini e poi continuiamo ad allenarci per la prossima mezza maratona o la maratona. Io la prossima settimana a Pesaro c'è una mezza maratona, vorrei fare quella. Buon allenamento a tutti, buona corsa a tutti, mi raccomando, seguite il canale e mettete il like se vi è piaciuto il video. Spero di fare ancora video più belli. Ciao a tutti, un abbraccio.